Siamo con il ministro Scotti e siamo al Calandra Institute della City University di New York, dove è appena terminata la conferenza internazionale Mafia, Realities and Representation of Organized Crime. L'ex ministro degli interni Scotti, Vincenzo Scotti, ha presentato il suo libro, un libro che è stato pure tradotto in inglese. E questo libro, ecco, lui non solo ha presentato il libro, per la verità, lui ha fatto una conferenza dove è andato proprio alle origini di queste ultimi, diciamo degli ultimi anni, quando nel 92 ci furono poi le stragi mafiose e i 20 anni anche prima, ci sono state domande, ecco, ma non solo sulla sua conferenza, in generale su tutta questa manifestazione che ha visto qui in questi 2 giorni a New York. Cosa pensa, ministro? Beh, credo che sia stato un'occasione importante anche per il contributo che è stato dato da tutti i partecipanti con grande serietà e grande rigore. Credo che sia utilissimo in questo momento discutere su 2 questioni distinte. Uno, cercare di capire quello che è avvenuto nel passato recente e lontano, e credere e chiedere che si faccia sempre più chiarezza in questo, come esigenza di avere una visione realistica dell'evoluzione della mafia nel nostro paese e nel mondo. La seconda esigenza sulla quale mi sono più soffermato è quello di guardare oggi e il futuro. Cos'è la mafia oggi? Cos'è il problema della sua diffusione nel mondo e della creazione di un network, di una rete criminale internazionale che ha raccolto e fatto proprio la cultura e la tradizione della mafia, cioè quello di essere un potere che si confronta col potere statuale e cerca di trovare un modo di convivere per poter portare in fondo i suoi affari e poter fare entrare nei circuiti legali la ricchezza criminale che la mafia produce. Ministro Scotti, lei ovviamente è stato anche parte del potere, perché è stato ministro più volte. Ecco, lei con questo libro, non so, si è tolto qualche sassolino della scarpa, ha raccontato qualcosa che non aveva mai raccontato prima. Ecco, l'importanza del suo libro, diciamo, per gli storici anche del futuro. Lei nel suo libro c'è qualcosa che fino adesso magari non si era saputo oppure non era stato messo in risalto? No, io ho tentato di mettere fortemente in risalto quello che è stata la svolta degli anni fine 80-90, cosa è nato a Palermo col pool presso l'ufficio istruttorio, che ha visto Falcone come figura dominante, perché capire realisticamente quello che è avvenuto e anche le difficoltà che sono state allora incontrate e che costituiscono oggi la difficoltà nel mondo di arrivare ad una guerra vera all'organizzazione mafiosa e a distruggere questo tipo di organizzazione, riducendola a dei fatti criminali puri e semplici, non a un potere che tenda di condizionare la vita degli stati, la vita della politica, la vita democratica, la vita economica, la libertà della vita economica. Ministro, la storia non si fa con i sé, sì. Ma se il ministro Scotti fosse rimasto ministro degli interni nel 92, la storia sarebbe stata diversa? Io non so, perché non sono questa sfera di cristallo. So una cosa, questa, che era un debito preso con Falcone di portare a compimento l'opera quella legislazione e di dotare lo Stato di quegli strumenti efficaci per colpire la mafia. Per esempio,
tutto il problema del riciclaggio del denaro, tutto il problema della possibilità di interrompere il rapporto tra legale e illegale, far venire alla luce questo, seguendo quello che Falcone diceva, seguite la moneta e capirete la mafia. La seconda cosa, quella di dire una parola definitiva sul fatto che non si può convivere con la mafia e non si può accettare un potere statuale nello Stato. Ecco, lei è stato, per concludere, lei è stato un uomo importante, un politico importante della Prima Repubblica. Alla Terza Repubblica, diciamo, perché forse la Seconda non è mai nata, ecco, alla Terza Repubblica cosa augura nel far sì che certi sbagli, errori o compromessi con la mafia non avvengano più? Beh, penso che sia essenziale che si prenda atto che con la mafia non si viene a compromessi. Questo è il messaggio che viene dal passato. Cioè, lo hanno detto diversi presidenti di commissione antimafia, io ho ricordato Lumia, cioè non è possibile, non c'è spazio per un compromesso, perché si viene travolti. Perché la mafia ha un'abilità di corrompere e di coinvolgere le istituzioni, la politica, cioè, e perché ha bisogno sul territorio di avere un controllo e di essere parte di un network mondiale. Nel nostro paese lo spostamento di il baricentro dalla Sicilia alla Calabria, dalla mafia palermitana all'andrangheta calabrese è stato notevole in questi anni. Ma Presidente, non sapere tutta la verità è nient'altro che la verità, invece che sapere qualche verità, come forse è successo fino adesso. Ecco, forse aiuterebbe la nuova Repubblica a non commettere gli stessi errori. Secondo lei noi sappiamo quasi tutta la verità sulle quelle stagioni di mafia? Beh, io do per scontato che non sappiamo. Non sottovaluto l'importanza della chiarezza, ma per guardare il futuro noi abbiamo tutti gli elementi. Noi sappiamo che la mafia tende a corrompere, che tende a coinvolgere, che tende a rendere debole il potere pubblico. Nel nostro paese, come in tutti i paesi dove il fenomeno è presente, pensiamo al Centro America, che cosa è oggi? Il problema è di dire non aspettate che venga l'illuminazione. Sapete già tutto quello che è necessario sapere per combattere la mafia. Questo è il messaggio. Non scaricate la vostra, cioè così, attendismo. No, che cosa c'era da sapere lo sappiamo. La mafia tende a coesistere, a trovare un modus vivendi insieme. Tu non mi contrasti troppo, io ti sono di supporto. Questo detto in termini volgari, di una battuta volgare, questo è quello che io auguro che al futuro si riesca a fare, cioè a prendere atto che bisogna fare una guerra radicale. Bisogna dire quello che Obama disse al suo momento di avvio della sua presidenza, che questa criminalità organizzata, questa mafia, costituisce il più grande pericolo per la vita degli stati e la vita democratica del mondo. Ringraziamo Vincenzo Scotti. Grazie. A voi, grazie.